24 dicembre, cena in famiglia e a casa mia. Audiolibro umoristico. Scritto da Hieronimo Lopez Soldevilla. Ogni somiglianza con la realtà è pura coincidenza. Ogni somiglianza con l'attualità, persone o luoghi, vivi o meno, reali o fittizi, è pura coincidenza e frutto della febbrile immaginazione dell'autore. Per ottenere i migliori risultati, utilizzare le cuffie, anche se non è strettamente necessario per godersi il contenuto. Oggi vi parlerò del cenone tipico della vigilia di Natale del 24 dicembre a casa mia dell'anno scorso, e vi anticipo che il cenone di quest'anno, per tradizione, sarà molto simile. Vorrei iniziare presentando i protagonisti di questo importante evento. Mio padre. Ha sempre lavorato come insegnante e quest'anno ha perso il lavoro perché il nuovo piano di studi introdotto dal governo lo ha costretto a frequentare le lezioni di persona, e da quando ha ottenuto il lavoro molti anni fa tiene lezioni e consigli di quartiere. Bar ha deciso che questo lavoro non era quello che voleva nella vita e ha lasciato, motivo per cui ora è disoccupato e soffre di disturbo da stress post-traumatico secondo il medico della Previdenza Sociale, che è anche un amico, collega e uno dei suoi studenti più eccellenti al recente bar di quartiere chiuso. Il medico amico di mio padre, d'intesa con i direttori delle scuole e le loro equip psicopedagogiche, raccomandava alle mamme dei bambini che, per evitare deficit di attenzione nei bambini e iperattività, fosse necessario assumere alcuni tipi di pillole, la cui distribuzione esclusiva, tramite ricette apocrife, fu commissionata dal medico in questione. Mio padre, come ogni anno, si occupa di preparare la cena per tutti. Non ho mai capito se è perché gli piace molto l'arte della cucina o perché passa tutto il pomeriggio a sfoggiare le sue doti culinarie spiegando a tutti i partecipanti alla cena gli ingredienti, dove li ha comprati e come li ha fatti attraverso una presentazione con slide, video, mappe concettuali e persino un esercizio di feedback, che lui chiama esame di laurea, che per poter mangiare deve essere superato con un voto superiore all'8. Ad oggi, abbiamo tutti superato il test, non senza un grande sforzo, sia a livello individuale che di squadra. Non voglio immaginare il giorno in cui qualcuno non supererà il test o oserà dirvi che l'unico odore percepibile a cena è quello del suo alito cattivo, accompagnato da un'alitosi capace di far cadere un cavallo, dico un cavallo, una mandria di cavalli, con un semplice sospiro. Mia madre. Mia madre, dal canto suo, come è consuetudine in date così importanti del calendario, apparecchia la tavola, che decora con una tovaglia e i relativi tovaglioli coordinati, con elaborati ricami e intricati fili di lana fine che sua madre, cioè mia nonna, ha realizzato con le sue mani. Questa tovaglia ha un grande valore sentimentale per tutta la famiglia, poiché tutti riconosciamo il duro lavoro e gli anni che la nonna ha impiegato per realizzarla, tanto che la tovaglia è diventata una parte insostituibile della tradizione familiare. Allo stesso modo, nell'ambito del protocollo natalizio, mia madre passa ore a decorare la tavola con la massima delicatezza e dovizia di particolari, sistemando le stoviglie, i bicchieri e le posate più belle che abbiamo, che sistema e aggiusta con precisione quasi millimetrica. Mio nonno. Mio nonno, da parte di madre, è noto in famiglia per essere un appassionato dell'atmosfera natalizia, ed è per questo che da ottobre si dedica ad addobbare l'albero di Natale e il presepe, cercando nuovi pezzi, sfere, luci e quante più miniature e figure riesce a trovare nei mercatini con la sua carta di credito, che finisce di pagare 18 mesi dopo. Mia nonna. Mia nonna, sempre da parte di madre, è la più felice di tutti in questo periodo dell'anno perché si dedica a criticare tutti al telefono, per preparare l'atmosfera natalizia, e da quello che ho potuto osservare, sembra che quest'anno la nonna abbia diffuso per 3 mesi di fila la notizia che ha prove, foto e video che dimostrano che ci sono infedeltà coniugali in famiglia e che alla cena del 24 dicembre ha la chiara intenzione di dire di chi si tratta. Nel quartiere di mia nonna si dice che abbia perso entrambe le orecchie, tagliate in una rissa di strada con dei coltelli da burro, a seguito di una discussione con un'altra donna sul numero di uomini che le avevano offese fino al punto di piangere per umiliazioni così degradanti e insopportabili, difficili da sopportare in coscienza per la loro crudezza, anche se entrambe le donne, dopo la rissa,
hanno riconosciuto di esserne degne. Mia sorella. Posso dirvi che quando mia sorella ha compiuto 13 anni, o 12 secondo i pettegolezzi, e per festeggiare la sua quinta o sesta gravidanza secondo gli stessi pettegolezzi, si è tatuata davanti allo specchietto retrovisore di una moto parcheggiata in un buio parcheggio del centro commerciale del quartiere, con un trapano rubato di seconda mano, la Santa Muerte sulla fronte con la faccia di Bob, la spugna. A causa dei danni che mia sorella aveva riportato al viso, avrebbe avuto bisogno per tutta la vita di un'assunzione massiccia e regolare di una miscela di estrogeni e testosterone di origine animale, che consumava in modo compulsivo, secondo i suoi referti medici che la classificano come bipolare maniacale e depressiva. Questa miscela ormonale era stata ottenuta al mercato nero tramite l'amico medico di mio padre, anch'egli dedito a truffare la gente via cellulare dal carcere dove stava scontando una condanna per estorsione telefonica, con l'aggravante che il pubblico estorto era costituito dai bambini che si recavano nel suo studio con le loro madri in cerca di pillole per alleviare l'iperattività rilevata dai direttori e dalle equipe psicopedagogiche delle loro scuole. Mia sorella si è sposata un anno fa e, in occasione della festa di matrimonio, ha deciso di trasferirsi a casa dei suoceri con il marito, la madre di lui e i fratelli con i rispettivi partner e figli, dove vivono in una casa con stanze che si distinguono l'una dall'altra per il tipo di graffiti dipinti sui muri di cemento di ogni stanza. Ebbene, il giorno del suo matrimonio, stando alle parole di mia sorella nel brindisi alla sua unione matrimoniale, aveva la ferma intenzione di essere felice e di voler godere della libertà, dell'intimità e dell'indipendenza personale, cosa che decise dopo aver osservato come nei suoi nuovi suoceri, mentre alcuni di loro si mettevano addirittura il piatto di minestra in tasca, altri tiravano fuori di nascosto le bibite dai sedili delle loro auto e le offrivano ai passanti a un prezzo modico. La festa è stata interamente pagata dalla famiglia della sposa. Dopo la decisione di mia sorella di sposare il suo attuale marito, un materasso ad acqua rosso vivo a forma di cuore si trova ora nella sua camera da letto, dove un tempo c'era la sua culla, accanto a una scrivania di mogano, su cui si trova un computer con un codice a barre e una leggenda che recita: proprietà materiale della previdenza sociale. Mio cognato. Mio cognato lavora ancora come autista per trasportare i figli dei lavoratori di una catena di supermercati, dove è molto famoso e conosciuto per il suo morbo di Parkinson, la sua dipendenza da oppio, anfetamine e antidepressivi, che di solito mescola con alcol puro a 90 gradi prima di guidare. In questo senso, mio cognato non ha mai avuto un incidente e viene spesso premiato come il lavoratore più responsabile della sua azienda. In cambio garantisce il voto alle elezioni locali a tutti i suoi operai, a mano libera nel concedere permessi per la costruzione di altri negozi nel paese attraverso tangenti, che permettono di violare le leggi vigenti in materia di edilizia e di pianificazione territoriale, e nonostante l'evidenza di centinaia di pagamenti sospetti che non lasciavano dubbi, un'azienda in cui i suoi dirigenti sono più preoccupati di limitare i danni che di correggere il problema. E io, beh, sono una donna single in una città in cui l'unico divertimento per giovani e meno giovani è uscire e cercare relazioni senza sentimenti o responsabilità attraverso le app del telefono, dove sai che le foto del profilo sono false e manipolate. Ogni anno porto a casa mia una nuova compagna, e quest'anno non ne avevo una. Ho deciso di portare con me una nuova donna che avevo conosciuto a una festa organizzata da un bar che stava chiudendo per mancanza di liquidità dovuta ai mancati pagamenti dei clienti, e di cui non ricordo né il volto né il nome. Ed è a questo punto, dopo una breve presentazione dei protagonisti della mia famiglia, che inizio la narrazione degli eventi che si sono svolti durante la cena. Da quando mio padre ha perso il lavoro, circa 8 mesi fa, ha preso l'abitudine di rimanere a casa e di invitare i suoi amici a vedere le partite di calcio, gli eventi sportivi, di cui possono godere ancora oggi, perché oltre all'elettricità collegata all'illuminazione stradale, è collegata anche a internet dei vicini. E la notte del 24 non avrebbe fatto eccezione. Così, verso le 3 del pomeriggio, i suoi amici cominciarono ad arrivare a scaglioni, tra risate e commenti di benvenuto, apparentemente esibendo il possesso di una bottiglia di liquore come se fosse un trofeo pregiato appena conquistato nella finale di una gara sportiva,
per poi prendere posto nella gigantesca poltrona che abbiamo in salotto, che un tempo si trovava nell'ufficio della previdenza sociale dell'amico medico di mio padre, una poltrona che ospita comodamente fino a 15 persone. Il rituale degli amici iniziava sempre con birra, sacchetti di patate e una varietà di noci. Una volta terminato questo primo atto, ne iniziavano un secondo, con l'alcol di gusto di ciascuno, prima con bicchieri brevi, in bicchieri quasi vuoti con ghiaccio, e poi passando a bicchieri quasi pieni, bevande più lunghe, sporadiche nel tempo, e senza nulla che contenesse acqua. È stato proprio in questa parte del ciclo che tutti sono diventati compadres per tutta la vita, dove tutti si volevano molto bene e si apprezzavano come migliori amici. Il passo successivo consisteva nel bere tutto quello che c'era, non più a tavola, ma in casa, senza riguardi e condividendo direttamente la bottiglia senza alcun bicchiere. Ormai erano rimasti solo i cocci di vetro sparsi ovunque, dove, come era consuetudine, uno dei compari passava dalla discussione accesa alle botte. Il quarto atto consisteva nello strisciare fino al bagno per fare la danza del ventre, urinare sui muri, scendere di nuovo le scale nascondendo la perdita di equilibrio, abbracciare il corrimano e chiedere qualcosa da mangiare. La quinta consisteva nel dormire sul divano tutti ammucchiati. Il sesto consisteva nell'alzarsi tardi il giorno successivo e ripetere le fasi precedenti. Essendo oggi una data così speciale, il rituale ha dovuto subire una modifica, in quanto ognuno dei partecipanti alla cena ha dovuto consegnare in anticipo un menù personale con le proprie preferenze culinarie, in modo da avvisare mio padre, che aveva passato le 3 settimane precedenti all'evento a cercare nella catena di supermercati in cui lavora mio cognato il miglior prezzo possibile per ogni singola prelibatezza che volevano ordinare per i loro amici. Spiego che quando parlo di prezzo migliore, è il prezzo che mio padre considera il più giusto, che non è altro che ottenere ciò che vuole gratuitamente. Così si era precedentemente accordato con il suo amico medico della previdenza sociale per utilizzare i figli dei lavoratori della catena di cui mio cognato è l'autista designato, per riempire gli zaini e le tasche dei bambini con gli ingredienti necessari per la cena, non senza aver prima concordato con i direttori e le equip psicopedagogiche delle scuole dei bambini di devolvere parte dei prodotti acquistati ad associazioni umanitarie senza scopo di lucro in cambio di fatture false, che sarebbero state poi consegnate al responsabile degli acquisti della catena di supermercati, il quale avrebbe giustificato una spesa superiore al solito e da cui avrebbe intascato l'intero importo del presunto acquisto. Fin qui tutto andava secondo i piani, ma i piani, come gli appuntamenti con le belle donne, sono imprevedibili. Così non ci volle molto perché si verificasse il primo imprevisto, visto che il tavolo del soggiorno era occupato dalle stoviglie che mia madre aveva faticato tanto a sistemare e che, inoltre, mio nonno quel giorno ebbe l'idea di alzarsi presto con l'idea di spostare l'albero di Natale e il presepe con tutti i suoi componenti e le sue figure per metterli davanti alla televisione. Tra gli amici di mio padre, quello che si distingueva per la sua particolare personalità era quello che tutti chiamavano l'alberello di Natale, perché si diceva che avesse le palline come ornamento. Albero di Natale ogni volta che beveva, e beveva più dei pesci del fiume, il suo volto diventava scardinato e tendeva a mangiare con la bocca aperta, mostrando di avere più fame del cane di un cieco, mentre faceva strane smorfie con movimenti che a volte sembravano involontari per la velocità con cui li faceva, accompagnati da convulsioni alle labbra, che si agitavano come le gelatine quando vengono scosse. Quest'uomo era costretto su una sedia a rotelle, era ossigenato e portava un catetere permanente, il che non gli impediva di vantarsi di essere sempre il primo a colpire gli altri senza preavviso. Era un uomo ingombrante, grosso, con un viso scuro, un viso che sembrava voler uscire dalla sua stessa faccia, sporgente verso l'esterno, con le guance che gli pendevano quasi fino alle spalle, le rughe che si mostravano su quel viso sembravano disegnare solchi profondi tracciati dall'aratro di un trattore in un terreno accidentato, la pelle era molto rossastra, come ferro arrugginito, gli occhi apparivano come sepolti in 2 superbe grotte sorprendentemente grandi, come vassoi da ristorante. Il signor Albero di Natale, come ho già detto,
Aveva una sonda legata allo schienale della sedia e una bombola di ossigeno con maschera inclusa, anche se devo precisare che il rigonfiamento del viso non era dovuto alla maschera di plastica. Stando così le cose, l'albero di Natale umano, quando si accorse che c'era un albero di Natale di pino davanti alla televisione, senza dire niente a nessuno, e dimostrando di essere sempre il primo a colpire senza preavviso, direttamente e senza una parola, afferrò l'albero di Natale di pino che mio nonno aveva addobbato per 3 mesi per scagliarlo con estrema violenza contro la tavola imbandita per la cena, che anche mia madre aveva sistemato con estrema precisione, in modo da rompere con un solo colpo tutte le stoviglie e i bicchieri che trovava sul suo cammino. Gli amici di mio padre, vedendo una tale esibizione di forza e destrezza da parte dell'albero di Natale, saltarono immediatamente su dalla poltrona dove erano seduti tranquillamente, per abbracciarsi con effusione e applaudire come se si trattasse di un calcio di rigore sbagliato dalla squadra avversaria all'ultimo minuto, e che significava la vittoria della squadra da loro scelta. In effetti, uno degli amici di mio padre ha applaudito così forte che si è rotto i polsi ed entrambe le braccia in 3 punti diversi ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Evidentemente se l'azione precedente era come un rigore sbagliato dall'altra squadra, il trasalimento e il contorcersi dell'amico con le braccia rotte lasciava intendere che il rigore segnato all'ultimo minuto fosse a favore, e nel trambusto, non si sa da dove, ma da una delle bottiglie di liquore, che era adulterata. Per gentile concessione dell'amico medico della previdenza sociale di mio padre, venne a cadere sulla tovaglia, dalla quale iniziò a uscire del fumo, nello stesso momento in cui prese fuoco, come conseguenza dell'acido contenuto nel liquido versato dal suddetto liquore apocrifo. Il fumo diventava sempre più denso, tanto che l'albero di Natale, che nello sforzo di sollevare l'albero di Natale aveva perso la maschera per l'ossigeno, nel tentativo di respirare allargò il suo naso già largo a tal punto che i miei 2 pugni chiusi potevano entrare tranquillamente in ogni narice. Mio nonno, che aveva un'aria molto furiosa, approfittò della situazione per inserire tutti i pastorelli e gli animali che componevano il presepe, che complessivamente erano più di 200, nei buchi scoperti dall'albero di Natale. Di fronte a una situazione del genere, mia madre cominciò a urlare, cosa che le riuscì benissimo, ma mia nonna, vedendo come la sua tovaglia, fatta con le sue mani da giovane, si consumava nel fuoco, in un impeto di rabbia trattenuta, afferrò la sonda che pendeva dal fegato dell'albero di Natale, per tagliarla furiosamente con un macete che aveva trovato nel retro della carrozzina, poi beve tutto il contenuto in un sorso, lasciando con questo gesto un messaggio subliminale di pace e amore, che fu immediatamente recepito dagli euforici amici di mio padre, i quali immediatamente, come se fossero bambini ben educati, si risedettero sul divano per ricominciare a chiacchierare in modo calmo e tranquillo. Fu in questo momento di pace apparente che l'amica che fingevo di presentare alla famiglia come la mia compagna, che avevo conosciuto a una festa organizzata da un bar che stava chiudendo per mancanza di liquidità a causa delle fatture non pagate dai clienti, e di cui ancora oggi non ricordo il nome, pur ricordando il suo volto, si presentò come un'amica. Si trattava di una donna apparentemente giovane che aveva un brufolo sul viso grande come un avocado tagliato a metà, in modo tale che la cosa sembrava avere vita propria, dato che mostrava segni vitali attraverso una serie di palpitazioni che davano l'impressione che volesse spuntare dal suo stesso viso. Una donna vestita con un unico pezzo di pregiata lingerie di vernice nera, con stivali dello stesso materiale fino alle ginocchia, con una scollatura che sembrava avere più davanti della guerra. Fredda e che, appena entrata e vide gli amici di mio padre bere come bestie incessantemente, senza nemmeno prendersi il tempo di respirare tra i bicchieri, prese la ferma decisione di mettersi in mostra con una danza che più che esotica sembrava più un tipico rituale tribale per spaventare gli spiriti maligni, ma che attirò subito l'attenzione dei bevitori del divano. Bevitori che, oltre a osservare con attenzione l'improvvisata ballerina, non smettevano di bere, presentando così, a volte, spazi di distrazione, di cui la donna, vestita con un unico pezzo di raffinata lingerie di vernice nera attillata, approfittava per strappare a ciascuno di loro quel poco che avevano nel portafogli, che ammontava a una cifra di tutto rispetto, con la fondata speranza che l'indomani nessuno di loro si sarebbe ricordato di quanto era accaduto, come in effetti è
accaduto. Le ore passarono e quando cominciò a fare buio, mia sorella e mio cognato vennero a casa mia. Quando mia sorella vide la donna vestita con un unico pezzo di raffinata lingerie di vernice nera, in un impeto di invidia, strappò dalle mani della ballerina i soldi che stava contando con cura e, allo stesso tempo, con un unico rapido movimento, riuscì a girarsi e ad affondare contemporaneamente entrambe le ginocchia nel petto della ballerina. Così, dopo un impatto così atroce, la donna con gli stivali di vernice nera e la scollatura alta fece 3 capriole e saltò all'indietro 4 volte e mezzo nello spazio di meno di 10 secondi per atterrare in piedi con le braccia tese ad arco. Questa mancanza di rispetto fece ulteriormente arrabbiare mia sorella, che non poté farci nulla perché mio cognato aveva portato una fontana con una figura di ragazzo paffuto nel mezzo che sembrava urinare e il cui flusso di liquido mio cognato aveva spacciato per whisky di 24 anni. Grazie alle commissioni che il responsabile degli acquisti della catena di supermercati gli aveva dato per aver trasportato i figli dei dipendenti con le tasche piene degli ingredienti che mio padre aveva ordinato per la cena di quella sera. Era una fontana che, a mio padre e ai suoi amici, appariva davanti ai loro occhi come un'oasi nel deserto in cui immergersi in quello che sembrava uno stato di allucinazione mistica. Inondato dalla grande gioia che la fontana portata da mio cognato ha risvegliato in albero di Natale, il quale, dopo aver dato un vigoroso impulso in cui ha trasferito tutta la sua forza attraverso le sue braccia muscolose sui cerchi metallici della sua sedia a rotelle, e con un movimento brusco ma preciso, è stato che Albero di Natale si è diretto verso la fontana con una velocità e una potenza così straordinarie che non ha avuto nemmeno il tempo di accorgersene, non ebbe nemmeno il tempo di ripararsi in qualche modo, con un cordolo di una decina di centimetri che circondava la sorgente da cui sgorgava incessantemente l'agognato liquido del piacere che, come immediata conseguenza, lo fece precipitare in avanti con tale violenza da farlo cadere di faccia sull'unica sporgenza possibile dell'angioletto in cui era intrappolato. Ricordo bene che mia nonna, benché molto arrabbiata per le precedenti azioni dell'albero di Natale contro la sua tovaglia fatta a mano quando era giovane, assistendo a questo spettacolo disastroso fu la prima a esclamare spaventata: «Mio Dio, quell'uomo sta annegando, bisogna fare qualcosa!» Notate come scalcia sempre più forte mentre scuote la testa da una parte all'altra, cercando senza successo, anche con le braccia e le mani sulle cosce del ragazzo paffuto, di tirargli fuori la testa da in mezzo alle gambe, senza successo. Al che uno degli amici di mio padre si affrettò a rispondere immediatamente: «Per fortuna abbiamo comprato il passeggino con una ruota di scorta sul retro, perché una di esse è inutilizzabile dopo il colpo». Al che mio padre, per allusione, rispose altrettanto rapidamente: «Questo è falso! La sedia era una donazione fatta da uno dei politici corrotti dalla catena di supermercati in cui lavora la persona che ha portato la fontana, candidata alle elezioni comunali, e che l'ha regalata all'albero di Natale, con l'obiettivo di poter manifestare in un evento pubblico nella piazza del quartiere, come atto di solidarietà, sostenendo che la sedia a rotelle simboleggiava che le tasse dovevano essere investite in infrastrutture per i treni ad alta velocità. E in cambio dell'omaggio della sedia, ha chiesto solo a chi di noi partecipava all'evento politico di distribuire delle tessere elettroniche affinché i vicini potessero acquistare presso la catena di supermercati dove lavora la persona che ha portato la fontana, assicurandosi così che l'intera comunità votasse per lui in 3 diversi seggi elettorali della stessa circoscrizione elettorale, utilizzando come esca la possibilità di acquistare con quella tessera elettronica i biglietti per la lotteria di un aereo». Mentre si svolgeva questa conversazione, le grida dell'arbolito de Navidad diventavano sempre più forti e con un clamore davvero capace di lacerare l'anima, poiché denotavano l'enorme dolore a cui l'arbolito de Navidad era sottoposto. Per questo motivo, si scelse una manovra di gruppo per cui metà dei presenti afferrarono una gamba di albero di Natale, e l'altra metà l'altra, e così, in questo modo, si unirono con tutta la loro forza per cercare di sbloccare la vittima, cosa che finì per essere inutile, dato che Albero di Natale continuava a tenere la testa completamente incastrata nella gamba del ragazzo paffuto, che inoltre continuava a scalciare e a muovere le braccia con più forza di prima.
La sfortuna sembrava incombere su quella situazione come se tutti gli astri dell'universo, in base alla legge dell'attrazione, avessero cospirato per renderla tale, finché mio nonno, che aveva anch'egli un conto in sospeso con Arbolito de Navidad, suggerì di portare una corda attraverso il terrazzo, dal quinto piano dove abitiamo, per poi legarla saldamente alle gambe di Arbolito e passare l'altra estremità della corda all'esterno, dove mio nonno aveva parcheggiato il suo camioncino e collegarlo così al parafango. Mio nonno saltò su e giù per le scale e accese immediatamente il motore del furgone, inserì la retromarcia e tirò la corda legata alle gambe di Arbolito. Il furgone iniziò a ruggire per tirare la corda alla massima resistenza, mentre le ruote anteriori scivolavano sull'asfalto a causa del peso dell'albero di Natale, che faceva spostare la parte posteriore del veicolo da un lato all'altro. Infine, dopo alcune accelerazioni, Arbolito uscì dall'auto e fu proiettato contro la parete opposta della stanza, colpì il suolo, rimbalzò e fu trascinato giù per le 5 rampe di scale fino al furgone, dove si schiantò con la parte anteriore contro la barra dell'assale anteriore, provocando l'incisione a vita del simbolo della pace cerchiato del furgone tedesco di mio nonno. Così, e dopo aver brindato a tutti per tale impresa, mio padre esentò tutti dall'esame sulla cena, per cui tutti brindarono di nuovo, per cui mia sorella, nella foga dei bicchieri, fece un brindisi perché in quel momento decise di tornare a vivere nella nostra casa con i suoceri, con il marito, la madre di lui e i fratelli con i rispettivi compagni e figli. E tra brindisi e brindisi la notte ci passò accanto. Se vi è piaciuta la narrazione, vi prego di darmi un mi piace, di iscrivervi e di visitare il mio canale dove potrete trovare una grande varietà di contenuti e dove caricherò altri brevi audiolibri umoristici.